quelle puntate sono state fatte da Fabrizio Corallo. Fabrizio Corallo, un straordinario ricercatore, un lavoratore accadito, bisogna dargli atto perché è riuscito a prendere tutte le interviste di grandi personaggi che hanno lavorato con Mariangela, da Giannini a Servillo, da Gigi Proietti a registi. E poi è stato presentato egregiamente da lei la cosa, con grande generosità ha parlato di una sua collega, riconoscendo nelle grandissime qualità, perché Mariangela aveva grandissime qualità uniche nel panorama delle attrici italiane. Ci sono grandissime attrici di cinema, naturalmente, che hanno fatto grandissimo il cinema italiano, grandissime attrici di teatro, rigorose, ma attrici così versatili come Mariangela, che hanno fatto teatro classico, teatro di contorno, teatro d'avanguardia, cinema d'avanguardia, cinema classico, cinema brillante, cinema impegnato, la parola è vecchia, ma la verità è che quando faceva Todo Modo con Elio Petri, o La classe operaia va in paradiso, o faceva un film dimenticato di Arapal che si chiamava L'albero di Guernica a Matera, dove Mariangela è ricordata come una straordinaria protagonista, stava sui sassi a Matera e con un fucile più grande di lei faceva la rivoluzione e la guerra civile spagnola dalla parte antifascista, naturalmente. E quindi no, lei non faceva polemiche, lei non aveva la personalità che abbiamo tutti noi nel mondo del cinema, che siamo lì a dirci questo è più bravo, questo fa, questo va. No, lei questa, non ho mai sentito Mariangela parlare male di nessuno, di colleghe più famose, di colleghe belle che avevano successo più per la bellezza, sai, è facilissimo, lei faticava moltissimo perché si preparava moltissimo, lavorava moltissimo, studiava moltissimo, si era coltivata e si era costruita una cultura da sola. Ricordiamo che Mariangela era figlia di un Ghisa, un meraviglioso vigile urbano milanese timidissimo che io ho avuto la fortuna di conoscere e di apprezzare, e di una Sciuta milanese che è una signora loquace che leggeva il Corriere della Sera, ma che naturalmente si occupava delle vicende del suo quartiere. E Mariangela invece si è elevata, cominciando a frequentare prima il Bar Giamaica, dove lei faceva addirittura la disegnatrice e la vetrinista per Giorgio Armani, pensa un po'. Poi da lì ha scoperto che, passando per la pittura, la sua vocazione era quella di studiare e di fare l'attrice. E questa è stata la sua missione, fare l'attrice al meglio, senza badare al successo o alla carriera o al guadagno. Lei ha fatto tutte le interpretazioni femminili del panorama dello spettacolo, ha fatto da Tina Lagostena Bassi, una fiction televisiva sull'avvocato delle donne, ha fatto una professoressa con dei ragazzi che si sono innamorati di lei veramente perché era amabile quando, durante la lavorazione. Ha fatto Filomena Marturano, che era un personaggio napoletano che doveva essere fuori dalle sue corde e che rifiutò di fare con Edoardo quando io e Mariangela frequentavamo Edoardo. Ha fatto Elettra, ha fatto Olimpia, ha fatto Orestea, Medea, ha fatto tutte le donne del... Gli mancano Giovanna d'Arco, doveva fare solo Giovanna. È possibile perché tra me e lei c'era una sintonia magica, speciale, che non è mai, mai, mai stata intaccata da una lite o da un dispiacere. Ci siamo sempre rispettati moltissimo. Quando abbiamo capito che c'eravamo un po', perché lei aveva la carriera americana, lei ha avuto un grandissimo successo americano con Figlio d'amore d'anarchia di Nemercolo e con Travolti da un giorno di destino. Dobbiamo ricordare perché Travolti è stato swept away, è ancora un nome leggendario nel cinema italiano. Ci sono dei negozi
a Key West, che si chiamano Travolti, Swept Away, con la fotografia di Magandola e Giancarlo Giannini. Quindi era proprio una cosa strepitosa. Doveva battere quella cosa, e quindi andò in America per 2 anni cercando di avere il successo americano, studiando e imparando benissimo l'inglese, però il film non era fortunato. Il film, non mi ricordo quanto il titolo, era di Michael Douglas, ma insomma l'ha fatto lavorare molto, come succede in America. Poi quindi tornò in Italia riaffrontando tutta la sua carriera con dei film sempre ispirati alla sua capacità straordinaria, al talento straordinario. Visto che siamo qua, voglio anche ricordare che Mariangela mi ha affascinato e mi ha conquistato, perché è la donna che ho visto che aveva più swing di tutte, ma più swing di una nera di New Orleans. Ballava e con uno swing, un senso del ritmo, che è dimostrato anche dalle 3 puntate che vedremo, perché si vede da quando debuttò con Filippo Baudo uscendo dalla valigia. Mariangela aveva un senso del ritmo che ha mantenuto fino alla fine, fino al giorno prima, quando abbiamo cantato le canzoni del dopoguerra, che erano quelle swing che lei adorava, ma adorava tutto, perché ha ballato il Liscio con Celentano e ha ballato il rock and roll. Possiamo dire che è una trasmissione d'amore? Eh? Possiamo dire che è una trasmissione d'amore questa, ci sono le canzoni, le poesie, questa è una trasmissione. Beh, certamente c'è l'amore che lei riversava con tutto quello che faceva, era innamorata della vita, era innamorata degli artisti, e quindi lei certamente ha riconosceva l'artista anche lontanissimo dalla sua, purché avesse una verità, la verità. Lei quindi apprezzava artisti che io mi domandavo come mai ti piace Mario Merola, perché è un artista, capito? Capiva che quell'artista nella sua napoletanità popolare era autenticamente un artista. Ti devo salutare, grazie.